Il coreografo Andreas Muller ha condiviso con i suoi follower un momento molto difficile della sua vita. Dopo la perdita dello zio Salvatore, al quale era molto legato, a distanza di un anno è venuta a mancare un'altra persona molto importante nella sua vita. Il ballerino si è detto grato che almeno è riuscita a conoscere le gemelline Penelope e Ginevra. Andreas Muller, il lutto familiare, questi momenti ti distruggono. Andreas Muller sta vivendo un momento molto difficile della sua vita. Lo scorso anno ha perso l'amatissimo zio Salvatore, ma nelle ultime ore è tornato sui social per condividere con i suoi follower la scomparsa di un'altra persona molto importante nella sua vita. Il coreografo si è detto grato che, almeno, era riuscito a conoscere le sue figlie Ginevra e Penelope 2 settimane prima della scomparsa. Solitamente quando mi assento è per 2 motivi, non mi sto annoiando o sto male. Inaspettatamente nello stesso anno mi ritrovo ad elaborare un altro lutto arrivato così di botto in un giorno di tanti sorrisi. Questi momenti ti mettono al tappeto e ti fanno provare il male più grande di questa vita. Il coreografo e ballerino ha annunciato così la morte della nonna Maria, scomparsa improvvisamente. Andreas era molto legato a lei ed è rimasto scioccato dalla notizia. Soltanto un anno prima aveva perso anche suo zio, Salvatore, figlio della nonna. Però stavolta sarò ancora più forte e penserò che non abbiamo modo di vederci perché sei troppo impegnata a sorridere, mangiare e recuperare il tempo perso con lo zio, tuo figlio, ha scritto in una Instagram story. L'ultimo saluto alla nonna per Muller è stato molto sofferto. Tra le lacrime sono felice di una cosa. Essere riuscito a farle conoscere le mie figlie portandole in Calabria a casa sua solo 2 settimane fa. Assurda e tremenda la vita, ha fatto sapere ai suoi follower su Instagram. Nonostante la vicenda dolorosa abbia fatto soffrire molto il ballerino, tra poche settimane potremo vederlo su Canale 5 e Mediaset Infinity come nuovo concorrente del reality La Talpa. Andreas non parteciperà da solo, con lui ci sarà la compagna Veronica Peparini. Il reality tornerà in televisione dopo ben 16 anni prossimamente.